facili soluzioni o accordi contro il bene della città. Esco da queste 2 settimane senza essere stato toccato minimamente da quella che è stata un'onda di schizzi di fango che mi è stata tirata addosso, ma da cui esco totalmente pulito. È stata una battaglia asimmetrica fra me e la mia squadra e dall'altra parte Salvini. Una squadra di cui sono veramente orgoglioso e che credo che nei prossimi anni, nel prossimo futuro, sarà protagonista di questa città. Il mio unico rammarico è quello di non essere riuscito a portare avanti, a far comprendere ai ternani il valore e l'importanza di quella che era la visione che questa squadra ha costruito e che credo che ancora ad oggi sia la migliore proposta per questa città. Faccio i miei migliori auguri e il più grande in bocca al lupo a Leonardo Latini, che riesca realmente a riscattare questa città e che riesca domattina a realizzare che oltre i facili slogan sull'immigrazione c'è una città che è in preda a delle emergenze, a partire dalle emergenze che riguardano la salute, il lavoro e la povertà. Nei prossimi anni il Movimento 5 Stelle sarà una spina nel fianco e sarà una opposizione rigida e propositiva, sempre per il bene comune e per il bene della città.